Il ramen è senza ombra di dubbio uno dei nostri piatti preferiti della cucina giapponese. Lo abbiamo scoperto durante i nostri vari giri per l'Europa e quando siamo stati in Giappone non ci siamo fatti scappare l'occasione di assaggiarlo diverse volte. Direi proprio di no. Ramen rientra a pieno titolo nella categoria Comfort Food, una zuppa calda a base di noodle, verdure, alghe, carne, uova, pronta a coccolarvi dopo una giornata passata a macinare chilometri a piedi. Servito in grosse ciotole, rigorosamente bollente, andrebbe mangiato con l'aiuto delle bacchette. Proprio perché viene servito tanto caldo, i giapponesi lo mangiano facendo rumori a dir poco molesti. Cosa succede? Portano i noodle alla bocca utilizzando le bacchette, ma invece di arrotolarli come faremmo noi con gli spaghetti, li risucchiano. Quindi, quando siete in un ristorante che serve ramen, c'è una musica molto alta per questo motivo. E il risucchio serve anche per raffreddare leggermente quello che viene ingurgitato, perché appunto è bollente. Comunque, nonostante i rumorini molesti che sentite di sottofondo, mangiare in questi localini tipici, che hanno al massimo 10 posti a sedere, dove si sentono tutti i profumi che arrivano anche dalla cucina e quant'altro, è sicuramente un'esperienza da fare, consigliatissima. Assolutamente Anche più di una volta. sì. Come abbiamo fatto noi, Come abbiamo fatto? giustamente. Nel caso in cui siate vegetariani o vegani, non temete perché il ramen esiste in talmente tante varianti che non vi sarà difficile trovare la versione vegetariana o rigorosamente vegana. Il primo posto dove siamo stati è il Ginza Noodle Clam Ramen, un localino che si trova sulle sponde del fiume Kanda, sotto i portici mattonati dal design moderno e industrial. Una location veramente molto bella. Sì, molto bella, soprattutto la sera illuminata, ha il suo È fascino, molto vero. bello. Sebbene il locale sia piccolo, noi siamo riusciti a trovare posto anche senza prenotare. Una caratteristica dei ristoranti che servono ramen, infatti, è proprio questa. Sono piccoli, però la logica è molto semplice. Se arriva, si prenota, si mangia e si lascia il posto alle persone in fila dopo di noi. Il ramen nasce come cibo di strada e infatti è usanza mangiarlo rapidamente, magari appena usciti dal lavoro, prima di tornare a casa, perché magari si esce la sera molto tardi, quindi è un piatto veloce, è un piatto completo, di conseguenza viene spesso utilizzato in questa versione, cioè rapidamente e di passaggio, quindi è proprio questo concetto dell'originale del cibo di strada. Infatti, in molti locali si mangia direttamente in piedi, come ad esempio nel Golden Guy, che è un quartiere particolare della città, ci sono proprio questi posti in cui si vedono le persone mangiare in piedi molto rapidamente e poi tornarsene a casa. Per la nostra seconda esperienza a base di ramen, siamo andati direttamente alla Tokyo Ramen Street, che si trova su uno dei diversi livelli della stazione di Tokyo. Poiché questa stazione si sviluppa su diversi piani, trovare la Tokyo Ramen Street potrebbe rivelarsi un'impresa abbastanza ardua. Infatti vi consigliamo con Google Maps di controllare prima di entrare in stazione esattamente a quale piano si trova il locale dove volete andare. Perché? Perché le stazioni sono molto molto grandi e sono anche profonde, cioè parliamo di 6-7 piani, anche di più a volte. Di conseguenza, quando scendete soprattutto sottoterra, sappiate che il segnale GPS lo perdete. E quindi cosa succede? Che a quel punto non riuscite più a mappare esattamente la posizione dove siete. Quindi magari fatevi uno stampo prima del piano dove siete, diretti, e preparatevi in anticipo. Ecco, questo era il concetto. A proposito, piccola digressione sull'uso di internet, se non avete ancora visto il nostro video dove vi diamo qualche consiglio a riguardo, vi lasciamo qui il link a disposizione. Comunque, ritornando al discorso, noi siamo stati veramente fortunati perché casualmente un ragazzo ci ha visto sballettare con lo smartphone perché appunto non ci vedeva, quindi eravamo lì un po' a cercare di capire dove fosse questo posto, perché veramente. Diciamo la verità, Ruben si occupa di queste cose dell'orientamento Ok, perché. e niente, senza dire niente, lui è venuto da noi, ci ha visto un po' in difficoltà e
ci ha preso e portato direttamente nel posto. Tra l'altro lui non era neanche lì vicino, quindi si è proprio fatto una bella camminata anche lui. Da questo punto di vista sono veramente eccezionali, gentilissimi. Sappiate che veramente, anche senza sapere la lingua, se vi trovate in panico o in difficoltà, sono loro che si fanno avanti e sono molto, molto, molto gentili e disponibili. 10.000 punti a favore dei giapponesi. Sono veramente un popolo ospitale, accogliente, lo vedono che siete turisti e, come diceva infatti lui, vi portano fisicamente nel posto, non si limitano a darvi delle indicazioni. Loro lasciano quello che stavano facendo, probabilmente questo ragazzo stava tornando dal lavoro, una cosa del genere. Assolutamente, stava tornando dal lavoro. Con la sua valigetta. Ci ha presi, ci ha fatto fare una bella camminata, perché questa stazione è veramente grande, finché non ci ha portato all'ingresso della Tokyo Rising. E non è stato l'unico. È vero, ci è capitato altre volte. Fatevi un attimo due ragionamenti su quante situazioni potete trovare qui in Italia simili. E questo la dice lunga su quello che è la loro personalità, e la loro etica, il loro senso di accoglienza. Assolutamente. La Tokyo Ramen Street è una vera e propria strada sotterranea disseminata di localini che servono ramen. Dopo aver fatto un primo giro di ispezione, aver letto il menù per quanto possibile, abbiamo finalmente trovato il posto in cui cenare. Ne abbiamo scelto uno con la macchinetta all'ingresso. Questa macchinetta serve per preordinare la vostra cena. Una cosa abbastanza tipica nei locali, questo tipo di locali giapponesi. E in generale nel Giappone loro sono molto organizzati da questo punto di vista, per evitare le code, per evitare di far passare tanto tempo, hanno macchinette, sistemi per preordinare, fare i biglietti, non solo per quanto riguarda il cibo, ma anche per quanto riguarda i mezzi, sì. Qualsiasi cosa, veramente un'organizzazione eccepibile. Diciamo che ineccepibile. Ok, diciamo che la tecnologia la sanno sfruttare, come si dice. È vero, questo è veramente al servizio, sì. Non solo come dovrebbe essere. Come dovrebbe essere. Tornando al discorso della macchinetta, le indicazioni sono tutte in giapponese, ma anche lì non preoccupatevi, perché le cameriere sono gentilissime, disposte ad aiutarvi e vi daranno sicuramente qualsiasi tipo di consiglio. E poi c'è sempre qualcuno che parla inglese, sì. Meno male, soprattutto in questi posti qui abbastanza frequentati anche dai turisti. Sì, esatto. Andate tranquilli. Quindi scegliete la base del vostro ramen, tutti gli ingredienti che volete aggiungere, il tipo di brodo, se volete delle opzioni aggiuntive, appunto, e completate il vostro piatto semplicemente pigiando i tasti sulla macchinetta, perché ogni tasto avrà un ingrediente dedicato, ok? Una volta che avete completato il vostro piatto, pagate alla macchinetta e vi verrà dato lo scontrino che consegnerete alla cameriera, la quale nel giro di pochi secondi vi farà accomodare al tavolino e vi arriverà sempre in pochi secondi anche il piatto pronto. Quindi tutto una cosa molto organizzata e molto rapida. Per ritornare al discorso di prima, molto rapida. A questo proposito vi lasciamo una clip abbastanza divertente che abbiamo girato durante la nostra prima sera alla Tokyo Ramen Street. Sì. Allora. Ciao amici. Ok, vai, sto registrando. La nostra prima esperienza ad un ramen dove bisogna ordinare tramite macchinetta. Sì. Fortunatamente abbiamo trovato una ragazza super gentile che ci ha aiutati a capire il significato dei vari pulsanti, perché sono scritti tutti in giapponese. Abbiamo ordinato i nostri due ramen, c'è anche vegetariano, tra l'altro ci troviamo sotto la Tokyo Station, nella famosissima Tokyo Ramen Street. E siamo stati aiutati da un ragazzo super gentile che ci ha proprio portati fisicamente qui. Sì, perché qua ti aiutano. Cioè, è venuto lui e ha visto che eravamo in difficoltà e ci ha chiesto se poteva aiutare. Ah sì, infatti non l'abbiamo neanche chiesto noi. E ci ha portato fisicamente nel davanti. Posto. Adesso ci hanno fatti accomodare, volevamo farvi notare l'accuratezza di quello che trovate sulla tavola. Il bigliettino da visita. Pizzicadenti, gli elastici per capelli, perché mangiando ramen, avendo praticamente tutte le ragazze giapponesi capelli lunghi, potreste bruciarlo. Tovagliolini, sale, aceto, peperoncino, pepe, aglio. È già arrivato anche il piatto. Thank you so much. La
ok, thank you. Il piatto è bellissimo. Spicy, ti ha detto? Questa qui è spicy, adesso la tolgo prima cosa che faccio. Ok. Questa salsa. Sì. È bellissima. L'assaggerò io. Ok. Adesso te la passo a te così illumini il mio quando arriva, sta arrivando, tieni. Thank you. Arigato. Arigato. Ed eccolo qua. Questo è il vero ramen, quello serio. La faccia è veramente bellissima. Ah, contraddistinguono con dei colori alcuni ristoranti, contraddistinguono il verde con i vegetariani, quindi è anche abbastanza comprensibile, come del resto facciamo anche noi in Italia. In marrone, giusto, i classici, mentre quelli con qualcosa di diverso, in un colore che in questo caso era blu. Azzurro, blu. Azzurro, sì. E la differenza era che uno aveva brodo di miso, insomma, e brodo salato. Sono speciali, potrebbero anche contenere, anzi, quelli in rosso potrebbero contenere robe speziali. Adesso vi salutiamo che mangiamo perché siamo affamati. Buon appetito! Buon appetito! Questo posto in particolare ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di tornarci anche una seconda volta. Non farci mancare niente, ovviamente. Sarei tornato anche una terza. Sì, ad aver avuto a disposizione un'altra sera saremmo tornati. Le ultime sere invece eravamo decisamente in vena di sperimentazione. Per prima cosa abbiamo assaggiato il ramen vegano proposto dal ristorante Tis Tan Tan, di cui vi lasciamo il nome scritto perché non sono sicura della pronuncia, che serve solo ed esclusivamente piatti vegani, quindi ramen, ravioli e qualche altro stuzzichino se non ricordo male. E vi posso assicurare che hanno ben poco da invidiare le versioni classiche, perché anche questo ramen vegano è estremamente ricco di sapore e di ingredienti. Sì, l'ho provato anch'io, che comunque che è un onnivoro. Esatto, e devo dire la verità che comunque era veramente buono, cioè era veramente buono. Poi ovvio è diverso, però è un'alternativa assolutamente valida se siete vegani e volete comunque assaggiare il ramen. Ultimo ristorante di ramen in cui siamo stati è il ristorante Afuri, non so, comunque sì, con le pronunce sono un po' un jolly, ed è un ristorante di quelli consigliati dalla guida. L'abbiamo scelto soprattutto per il fatto che avesse un'opzione vegetariana. Ah, sì. E quindi abbiamo detto ok, proviamo anche questo. Diciamo che Afuri è un mix fra i ristoranti che abbiamo provato in precedenza. Anche qui macchinetta all'ingresso per prenotare il vostro piatto, posti limitati per sedersi. Avevamo anche in questo caso solo il bancone per poter mangiare, quindi c'è un lungo bancone che è tutto intorno alla cucina, quindi voi avete davanti a voi avete i cuochi. Cuochi che stanno cucinando questo piatto e niente, quindi un posto, noi diremmo un po' spartano, no? Però, ah, sì. però è il bello di questi locali di ramen, cioè, non aspettatevi il posto strafigo così, cioè non per forza deve essere, esatto. Tanti sono posti un po' così, un po' Alla buona, però si mangia bene. Si mangia veramente bene, esatto. Quindi Afuri serve senza ombra di dubbio un buon ramen, anche se ad essere onesti non è stato il migliore di quelli che abbiamo assaggiato. Sì, quello è vero. E però tenetelo presente se state viaggiando con una o più persone vegetariane, perché in questo modo potete uscire a cena tutti insieme e rispettare i gusti alimentari di tutti senza incorrere in problemi. Poi ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, noi, adesso questi sono alcuni di quelli che abbiamo provato, ma è pieno, cioè, sì. Ogni tre passi ce n'è uno di ristorante, quindi capirai quanti ce ne saranno stati anche più tipici, più buoni di quelli che abbiamo provato noi. Come regola generale, in tutto il mondo questo, se volete cercare dove si mangia bene, seguite un pochino i locals, cioè le persone del posto, vedete un pochino... In fila ci sono tanti turisti o ci sono tanti, in questo caso giapponesi, ad esempio in molti posti dove siamo stati noi erano un po' mixate le cose. Uno dei posti migliori dove siamo stati invece
aveva solamente giapponese. Per fortuna c'era Ruben che col suo giapponese ci ha fatti comunicare con tutti. Sei stato bravo, sei stato bravissimo. Viva Google Translator! No, ce l'abbiamo fatta. E comunque, appunto, seguite un pochino le persone del posto. Ad esempio, noi in questo caso ci siamo affidati alla guida proprio per il ramen vegetariano, quindi un pochino per me, ecco. In generale non seguite tanto la guida, perché la guida la leggono tante persone e vi ritroverete sicuramente in mezzo a una fila di turisti. Per ciò che concerne ovviamente l'aspetto del cibo. Sì, soprattutto in un paese come il Giappone, dove il cibo è veramente ovunque, non abbiate paura di perdervi un pochino per le stradine. Poi li vedete proprio i loro locali tipici, così piccolini, con questi vetri un po' appannati perché sono dentro in tanti, in questi posti piccoli caldi. Sì. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per aver seguito questo video fino alla fine e vi invitiamo a condividerlo per aiutarci a crescere. Noi ci vediamo alla prossima!